cose mancanti, alle strutture mancanti per il castello rispetto all'accoglienza dei turisti, e anche un contesto che andrebbe appunto valorizzato proprio perché comunque Castellamonte rappresenta tutt'oggi, ma tutt'oggi, nonostante il calo di visitatori lamentato un po' per tutta Italia, il momento più visitato della serie. Quindi dovrebbe essere appunto una risorsa da valorizzare per creare quella che si chiama una rete di cose che possano rientrare altri castelli posti nella mappa, altri musei, le cattedrali. Purtroppo devo dire che nel sud Italia, e in particolare per il territorio di Puglia, manca la volontà di lavorare. Spesso siamo perduti dalla volontà di essere protagonisti, ma siamo protagonisti negativo, perché siccome non siamo tanto potenti e tanto bravi, tanto ricchi da fare tutto da soli, se invece unissimo le nostre forze, sicuramente riusciremo a fare meglio e di più. C'è un totale scollamento tra lo stesso Castellamonte e con Mediandria, che il comune di riferimento e di pertinenza in un castello di Cavo, ma non c'è appunto questa capacità di collaborare. Purtroppo, tra l'altro, Castellamonte è anche al centro di un territorio in cui sono presenti vari enti, a cominciare dallo Stato a cui il castello appartiene, per scendere poi alla regione, più poi le presenze dei privati. Ai privati per esempio appartengono le strutture destinate all'accoglienza, alberghi, ristoranti o bar, ma anche queste non sono adeguate a recepire il flusso turistico. E si viene l'inverno a Castellamonte e se ancora in questa stagione si arriva in zona feriale, non c'è la possibilità di prendere un cappuccino o un tè o qualcosa di caldo a poca distanza dal castello, perché il ristorante Scotta, la taverna Scotta, che è il punto di accoglienza più vicino al castello, è generalmente chiuso, funziona il sabato e la domenica. E l'inverno non c'è neanche quella specie di attivata per attrezzare diciamo, il parcheggio che costa un chilometro e mezzo dal castello stesso. Quindi un livello di accoglienza decisamente sottodimensionato a quello che è la portata del flusso turistico, ma anche a quello che è una bene che il mondo ci invidia e che sicuramente in altre parti d'Italia, per non parlare dell'estero, avrebbe sicuramente valorizzato, migliorato e potenziato. Quindi una serie di disservizi che andrebbero sicuramente risolti per migliorare la nostra energia, ma anche per riversare sull'indotto una sicura risorsa economica in termini appunto di crescita turistica. Il questionario che appunto la funzione pubblica ha fatto compilare i turisti di 32 siti del Mezzogiorno d'Italia tramite il Ministero dei Beni Culturali poneva una serie di domande a cui comunque avrei saputo rispondere anche da sola, perché ovviamente conosco benissimo quelle che sono le carenze di questa struttura e quelle che sono invece le potenzialità. Per quanto riguarda invece il discorso storico, perché anche quello comunque è ovviamente un problema, la storia, la realtà di questo castello, molti appunto, si divertono a fare gli studiosi senza essere storici perché non tengono conto dei documenti. Fare